Ciao Bagai, oggi siamo sul lago di Como e andiamo a fare il percorso cosiddetto del laghetto. Lecco, Bellagio, Como e ritorno a Lecco. Ve lo faccio vedere. Sul lago ci sono una serie di gallerie, quindi meglio essere ben illuminati. Meglio se ne avete una di quelle che si accendono per conto loro. Preferisco sempre luci crepuscolari, così da fare in modo che all'entrata e all'uscita delle gallerie non debba armeggiare con i pulsanti vari che accendono e spingono le luci. Lo trovo più sicuro. Troviamo nel triangolo lariano, vale a dire lo spazio che c'è tra i due rami del lago di Como, dell'Ario. Qui ci sono tre belle salite. La Onno Valbrona, che attacca proprio qui da Onno, il Ghisallo, che tutti conoscono, e la salita di Nesso, Colma. Per far fatica c'è spazio, c'è spazio. In località Limonta, dopo 15 km, iniziano i primi tratti di salita, quelli che ci accompagneranno all'attacco del Ghisallo, che oggi noi non faremo. Aga manca res. Terra ricca di olivi, qui si produce un pregiatissimo olio, l'olio appunto dell'Ario. Qui a Bellagio attacca la famosissima salita del Ghisallo, o si può anche attaccare il Super Ghisallo, quello che passa da Pian Arancio. Noi oggi seguiamo il lago e non saliremo in una di queste tre salite del triangolo lariano, forse la più impegnativa dal punto di vista delle pendenze. Il paese di Bellagio fa un po' da crocevia tra i due rami dell'Ario. Si passa da quello orientale a quello occidentale, percorrendo il giro in senso antiorario come stiamo facendo noi. Se avete un po' di tempo, un giro in centro a Bellagio merita. La dorsale occidentale rimane sempre un po' in ombra, quindi è un percorso sconsigliato nei mesi invernali quando fa freddo e possono capitare delle gelate, soprattutto perché nei pomeriggi si potrebbe sciogliere la neve con il sole, di notte ghiacciare, e quindi di qui è meglio passare in estate, quando invece la frescura ne fa un percorso gradevole un po' per tutti. Vedete Villa Lucertola, poco fuori Bellagio, una delle perle dell'Ario. Qui davanti a noi Argenio è la salita della Valle d'Inteldi che sconfina nei monti della Svizzera. Alimentatevi sempre molto bene, perché il laghetto ti mangia pian piano le gambe. Hop. Al chilometro 30, in località Nesso, attacca la salita che porta alla Colma di Sormano attraverso il Pian del Tivano. È la salita più lunga del triangolo lariano e anche quella che, se vogliamo, più impegnativa per i chilometri. Prossima volta.
preferisco di gran lunga fare il giro del laghetto in senso antiorario, perché mi godo sempre sulla destra i panorami dell'Ario. Quello però in senso antiorario, quello cioè che da Bellagio raggiunge Como, è caratterizzato da lunghi rettilinei al 3-4% che si contrappongono a discese brevi e corte, quindi poi si ritorna a salire. Secondo me è la versione più impegnativa del giro del laghetto. Se volete farlo veloce dovete andare da Como, se volete farlo un po' più lento e godervi un po' di più il panorama dovete passare prima da Bellagio. Non ci sono vere e proprie salite, ma questi continui su e giù mettono in cascina un bel po' di metri di dislivello. Sono curioso di vedere alla fine quanti saranno. Mannaia! La statale 583 dell'Ario che stiamo percorrendo noi è stretta tra montagna e lago, quindi non è larghissima. Si può comunque percorrere tranquillamente senza grandi disagi. Vi consiglio comunque di stare assolutamente in fila indiana. La bellezza di queste strade è che sono praticamente libere dal grande traffico. Ma stiamo arrivando nella città di Como e presto questo sarà solo un ricordo. Eccoci entrati in Como. Come si arriva sul lungo lago, si gira a sinistra per la stazione e si prende la strada che risale verso il centro di Como. Una volta arrivati a Como abbiamo due opportunità per risalire e dirigerci verso Lecco: o la salita della Cappelletta, quella un po' più trafficata, o la salita che porta a Solzago, che è quella che faremo noi, un po' più impegnativa. Via! Alle mie spalle il Duomo. A Como il contachilometri segna 50 km e qui svoltiamo a sinistra e attacchiamo la salita che va verso Camnago Volta Solzago. La salita di Camnago Volta che sto percorrendo è teatro durante il Giro di Lombardia di furibonde discese dopo la salita di Civiglio. A vedere quelli veri scende da qui c'è da mettersi le mani nei capelli. Qui nel paese di Camnago Volta c'è la tomba di Alessandro Volta, il fisico del 1700 che fu l'inventore del primo generatore di corrente, cioè la pila. Ma non solo, fu anche colui che scoprì il gas metano. Quello che ti dà una mano. Una volta usciti da Como, preferisco percorrere la vecchia strada che porta verso Erba e verso Lecco, piuttosto che la provinciale, molto più trafficata, più scorrevole, ma molto più trafficata. Qui il traffico è molto minore e quindi si può pedalare un po' più in sicurezza. Qui siamo ad Albese Concassano, paese che ha dato i natali al campione olimpico di Barcellona 92 Fabio Casartelli. Qui purtroppo da diversi anni riposa in pace.
giunti ad Alba Villa, siamo al chilometro 60, inizia una lunga discesa che ci porterà fino ad Erba. E meno male, e meno male. Da Como a Lecco, anche se il paesaggio comunque regala dei buoni scorci con il lago di Pusiano prima e quello di Annone poi, la strada è generalmente sempre ben trafficata, quindi c'è da fare molta attenzione, bisogna solo chiudere il giro, insomma, ecco. Nel tratto su Ello Civate si può usufruire di una pista ciclabile per evitare la strada statale che passa qui a fianco. È una pista ciclabile con gravi lacune, ma è sempre meglio affrontare i disagi che ci sono qua dentro piuttosto che tentare di farsi stirare su una strada ad alto percorrimento. Consiglio. Il resegone qui davanti a me sancisce la fine del nostro giro. Vediamo un po' i dati del computer. Quindi abbiamo percorso 76 km in poco meno di 3 ore. E il dislivello, come vi dicevo prima, è comunque importante perché sono la bellezza. Ciao! Il video finisce qui, un po' come le mie gambe, del resto non ho più 20 anni, mannaggia. Come sempre, se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per darmi una mano a sostenerlo. Buone pedalate a tutti da Roberto Il Maggio.